Buongiorno, sono Armando Iannone, presidente dell'Associazione Micologica Bresadola, gruppo Giceriani di Saronno. Benvenuti a questa manifestazione che raccoglie in pratica il sacrificio di parecchi appassionati saronesi e non. Siamo alla 38esima mostra micologica città di Saronno. Si tratta di un'esposizione di funghi dal vero e quindi non funghi in cartapesta, raccolti dai nostri esperti, dai nostri collaboratori nella giornata tipicamente di ieri e qualcosa di giovedì. Nonostante il tempo non favorevole, pioggia, uno shock termico abbastanza repentino ha abbassato la temperatura negli ultimi giorni, ha dato un arresto a quella che poteva essere una aspettata crescita fungina. Invece purtroppo, rispetto alle quantità esposte dell'anno scorso, quest'anno dobbiamo contare su una piccola defaillance su circa 150 specie a quest'ora, proprio in questi istanti, esposte al pubblico. È una manifestazione che ormai è presente a Saronno, la facciamo a Saronno da 38 anni, l'associazione come gruppo micologico di Saronno è presente a Saronno dal 75, quando i primi pionieri fungiat saronnesi si riunivano in un bar, il bar mercato di Gianni, uno dei nostri primi esperti di micologia, e dopo 38 anni siamo ancora qui. Siamo ancora qui a dare l'opportunità ai saronnesi e non ad ammirare queste bellissime essenze, questo frutto del bosco, del sottobosco, che in modo quasi fantasioso, misterioso se vogliamo, arricchisce il sottobosco ambientale. I funghi esposti raccolti ieri arrivano da varie zone dell'Italia del Nord. Nella nostra organizzazione circa 20 persone, 20 nostri soci si sono dedicati alla raccolta. C'è stata quindi la formazione di alcune squadre. Siamo andati in Piemonte, Alta Valsesia, Bassa Valsesia. Una squadra è andata in Val d'Aosta, dove hanno portato degli esemplari anche abbastanza particolari e non facili da trovare nelle nostre zone. C'è stata anche una squadra che è andata nella zona dell'Appennino Tosco-Emiliano, Borgotaro per intenderci. Un'altra squadra è andata in Valserina, quindi sull'Alta Bergamasca, dove purtroppo ha trovato anche neve. Le ultime ore, l'ultima nottata, l'ultimo giorno c'è stato veramente un abbassamento repentino della temperatura e quella squadra non ha potuto arricchire come di consueto con esemplari che di solito in quelle zone sono abbastanza abbondanti. Nulla toglie la ricerca anche quindi l'esposizione di funghi dei nostri territori, dell'Interland saronnese. Abbiamo funghi del Parco Pineta, quindi a Piano Gentile, del Parco Groane e perché no anche del Parco Lura, proprio limitrofe alla città di Saronno. Poi quest'anno, come sempre, diamo un tema alla mostra. Il tema di quest'anno è un tema molto particolare, molto bello. Se cortesemente mi prendi un bollettino, l'abbiamo dedicata quest'anno come tema ai funghi commestibili, eccellenti o comunque commestibili, confondibili quindi con i sosia, mortali, tossici o comunque non commestibili. L'abbiamo raccolti in questo bollettino che abbiamo distribuito a tutta la cittadinanza saronnese e ai paesi limitrofi, gratis. Il nostro è un messaggio culturale più che alimentare, se vogliamo, la gente ad andare nei boschi a cercare funghi, senz'altro
li aiutiamo anche in termini di consulenza, ma il nostro obiettivo è seminare cultura micologica per cercare di entrare nel bosco rispettando il bosco e quindi l'ambiente. Il nostro motto è molto, molto bello, è che se ami la natura impara a conoscerla attraverso la micologia. Conoscendo la micologia in pratica arrivi un po' ad amare ancora di più quello che madre natura ci offre, quindi l'ambiente circostante, rispetto quindi dell'ambiente. Un'altra cosa interessante è che il gruppo di Saronno fa parte di un'associazione nazionale che è l'Associazione Micologica Bresadola, che ha sede a Trento. Di fatto l'associazione è presente in tutta Italia con circa 130 gruppi e di questi 130 gruppi raccoglie circa 12-13 mila iscritti. Il che significa che da parecchi anni in Italia, ma non soltanto in Italia, ma a livello internazionale, si è dato corpo a quello che è lo studio del fungo e non solamente appassionare la gente per andare a cercare, per portare poi privare essenze fungine dal bosco senza un minimo di acculturamento. Quindi il nostro messaggio è cercare di trasmettere passione a chi ce l'ha e comunque accostargli quello che le nostre competenze specifiche di esperti in quello che è questo mondo molto complesso, molto, molto bello, ma altrettanto pericolosissimo. Dopo eventualmente faremo una carrellata con queste immagini, faremo una carrellata in sala soffermandoci eventualmente su alcune specie tali da poterne tirar fuori quelle che sono le caratteristiche di quel fungo che stiamo vedendo e perché no anche accostare il fungo commestibile simile al fungo tossico e viceversa. Adesso sì, se possiamo tranquillamente dare una visione a quelle che sono le specie esposte. Interessantissimo l'accostamento, come dicevamo prima, tra i funghi commestibili eccellenti addirittura con alcuni funghi tossici, mortali addirittura. Abbiamo qui due esempi, anche se cromaticamente sono ben diversi. La Manita phalloides, fungo mortale per eccellenza. La Manita cesarea, fungo eccellente, commestibile. E quindi qual è la condizione che può creare conflitto in termini di confusione? Ne prendo in esame due allo stato proprio primordiale, comunque quasi in stato di ovolo, il che significa che in questa situazione abbiamo a sinistra un fungo l'ovulo della Manita cesarea e a destra invece l'ovulo della Manita phalloides, facilmente confondibile per un non esperto, per l'occasionale cercatore. Una delle tante differenze, a parte il colore cromatico verde di solito e aranciato giallo il gambo, la carne della cesarea, l'ovulo della cesarea si presenta con la parte appuntita rivolta sul terreno, quindi verso l'alto invece vediamo che è arrotondato a mo' di uovo, mentre l'ovulo della Manita phalloides notiamo come la parte interrata è più globosa e la parte appuntita è rivolta verso l'alto. Purtroppo spesso capita negli avvelenamenti che si raccolgono gli ovuli, quindi questi funghi in stato di ovulo, ed è facile quindi confondersi, anche se oggi proprio per preservare questa bellissima specie a livello proprio internazionale, a livello micologico, si è vietato anche di legge, le normative vigenti vietano la raccolta di questi ovuli di cesarea
per n motivi. Il primo motivo per che eventualmente può essere confuso facilmente con l'ovulo della Phalloides, ma anche per permettere alla specie di crescere, di svilupparsi fino ad arrivare in questo stadio, che è uno stadio intermedio, dove notiamo che sono visibili la parte imeniale, quindi proprio la sede delle spore, il seme del fungo delle spore. Questo siamo nella parte intermedia di crescita. Quando poi nella parte si espande, dopo qualche giorno il fungo diventa più adulto, non facciamo altro che ripetere in termini grafici quello che è l'effetto del ciclo di riproduzione che noi vediamo su questo cartellone. Questo in pratica non è altro che il senso del ciclo di riproduzione di un fungo in generale. C'è il micelio, perché il fungo non è altro che il frutto di una pianta, la pianta, o meglio ancora il fungo cosiddetto è sottoterra, il micelio, che è generato dalle spore. Poi c'è quindi la crescita del piccolo primordio, lo vediamo a destra, il carpoforo diventa più adulto fino a poi diventare carpoforo maturo quando dopo qualche giorno c'è la generazione della spora matura che cade nel terreno per riprendere poi il ciclo di riproduzione. La Manita muscaria è è il classico fungo che tutti ormai conoscono. La differenza tra la muscaria e la cesarea, che sembrano, ecco qui, quasi uguali, vediamo un po' se riusciamo a riprendere questo tipo di accostamento. Sembrano perfettamente uguali perché il colore è lo stesso, ma la condizione di carne gialla dell'ovolo della cesarea a destra, la carne bianca della Manita muscaria a sinistra, sono due caratteri così di impatto che ci dice che sono due specie diverse. La Manita muscaria genera, come possiamo vedere, un avvelenamento particolare, mentre con la Phalloides arriviamo purtroppo al decesso se mangiati in quantità che va anche sui 50, 60, 70 grammi per pro capite per persona, è micidiale. La muscaria invece presenta un intossicamento difficilmente mortale, se non ingerito in grossissime quantità, ma non abbiamo casistica di morte da muscaria, quindi vorremmo un po' sfatare questo concetto che la muscaria, nel vedere così quel fungo rosso muscaria, velenoso mortale, invece non lo è. Senz'altro crea dei grossissimi problemi. Insieme anche all'altra amanita, che è la panterina, che anch'essa causa degli avvelenamenti particolari. Quindi nel genere amanita raccoglie, se vogliamo, i funghi che sono commestibili eccellenti, eventualmente lo possiamo mangiare anche in insalata crudo, dalla Manita Phalloides mortale, muscaria e panterina, che crea grossissimi problemi neurotropici a seconda poi delle varie condizioni anche di ogni persona. Proseguiamo eventualmente tutta la carrellata, perché lo studio dei funghi è abbastanza complesso. Oggi addirittura si è passato da quello che era la determinazione di un fungo, veniva identificato prima dalla morfologia, sapori, odori, perché no, composizione esteriore e anche del colore del fungo. Questo ancora nei primi del Novecento, poi lentamente si è dato mano a quello che è il riconoscimento microscopico, quindi il andare a vedere a microscopio quello che è il tessuto del fungo stesso per determinare la specie, e oggi si va addirittura verso quello che è un qualche cosa di molto più complesso, che è l'analisi molecolare. Quindi questo per identificare un fungo che è diverso dall'altro, anche se magari a vederlo è apparentemente uguale all'altro.
In questo, ecco, uno dei funghi particolari che abbiamo quest'anno è questo fungo che a vederlo sembra un fungo da scartare, no? E invece è un fungo molto particolare, arriva dalla Val d'Aosta. E quando dico particolare perché è un fungo che difficilmente lo riusciamo a trovare dalle nostre parti, quindi estendersi verso altre zone, altre regioni, altri ambienti ci ha permesso di portare oggi in mostra questo bellissimo Hygrophorus rubescens, cosiddetto, macchiettato, peculato con questo color bruno, ed è anche un buon commestibile, quindi non è mica detto che un fungo per essere commestibile deve essere bello, può essere anche brutto da vedere, ma è una sua condizione, quindi la commestibilità non dipende né dalla bellezza del fungo, né dalla grandezza, né dal suo colore, ma solo e solamente dalla sua condizione di essere commestibile, punto. Il concetto di commestibilità è un concetto abbastanza semplice, se vogliamo, perché la commestibilità di un fungo è dettata solo e solamente negli anni dall'esperienza. Non esiste un esame chimico, biologico, da laboratorio per dire bene, prendo questo fungo, lo sottopongo a che cosa, non si sa, per capire se contiene delle cose tossiche o non tossiche, ma dal fatto che negli anni sono stati mangiati, quindi ingeriti funghi del tipo, e che eventualmente la persona ha avvertito e quindi ha causato il fungo avvelenamenti lievi o gravi a seconda della sua condizione di essere tossico o meno. La commestibilità poi ha una sua valenza, perché è definita anche, poi lo possiamo vedere da questo tipo di cartello. Il giudizio di commestibilità dei funghi esposti è inteso sempre dopo adeguata cottura. Consigliamo sempre di mangiarne quantità minime, quindi il consiglio è gustare il fungo, non farsi le abbuffate. Le abbuffate creano solo e solamente problemi gastrointestinali minimi eventualmente, se non anche seri. Quindi vediamo dei colori, quei colori li vediamo sulle schede in esposizione a fianco di ogni specie, e quindi anche il visitatore può rendersi conto, a seconda del colore che è rappresentato sulla scheda, se quel fungo è commestibile o no. Siamo qui presenti su un genere molto interessante, direi molto interessante, perché è il genere che raccoglie come specie il maggior numero di funghi. La condizione che abbiamo dei latari, e per latari intendiamo quei funghi che alla rottura secernano un lattice, lo possiamo notare in questo caso. Questo è un lattice che alla rottura è bianco, poi se gli diamo spazio e tempo, un 3, 4, 5 minuti, diventa giallo, tendenza al giallo. Siamo in una condizione quindi del genere Lactarius, dove questa condizione ti permette di arrivare a dare una condizione di commestibilità se la rottura presenta un colore bianco o comunque crema, da un colore invece rosato, vinato, rosso. Siamo in una condizione di commestibilità molto, come dire, una commestibilità d'impatto. Se noi assaggiamo questo lattice ed è piccante, pepato, lo dobbiamo scartare perché ha un sapore acredine, mentre nella condizione di questo colore rosato, rosso o vinato, in una condizione di commestibilità. Questo è un po' abbastanza una condizione empirica per vedere se un fungo è commestibile o meno, quando siamo sicuri di essere alla presenza del genere Lactarius.
Due minuti forse sono tanti, ma un fungo particolare che è questo: fino a qualche anno fa il nostro gruppo lo dava come commestibile, da un decennio a questa parte invece come minimo è sospetto. Si tratta della Clitocibe nebularis, meglio conosciuto dalle nostre zone come biancone grigione, cresce tipicamente nel periodo autunnale, ottobre-novembre, lo troviamo anche in autunno inoltrato ed è molto diffuso nei nostri boschi, è diffusissimo, ma presenta una sua condizione di tossicità per accumulo e quindi in termini micologici, da un fungo che era considerato commestibile, oggi è minimo considerato sospetto, quindi lo consideriamo da non raccogliere. Un'altra condizione come quella della nebularis, ma senz'altro molto più critico invece, è il tricolome equestre. Ne abbiamo un esemplare, purtroppo non è molto diffuso, ma quando cresce è molto abbondante, cresce tipicamente nelle pinete anche dei nostri boschi limitrofi Saronno. Fino a qualche anno fa era considerato un buon commestibile, ricercato. A seguito di un avvelenamento che ha causato la morte di 3 persone in Francia nel 2005, il Ministero della Sanità ne ha bandito proprio la commercializzazione e la raccolta, e quindi abbiamo oggi un fungo che qualche anno fa era considerato commestibile, se io prendo, e oggi invece è considerato come minimo non commestibile, addirittura mortale se mangiati in grossissime quantità. E poi, perché no, abbiamo un angolino fiabesco. Noi ogni anno diamo senso a questa manifestazione creando anche un tema che faccia da rapporto alla nostra passione, a quello che è la gioia dei bambini. E il vedere quindi un ambiente boschivo fiabesco di questo tipo, siamo convinti che gli possa creare nel bambino quell'interesse per la micologia. L'anno scorso avevamo preparato per esempio una rappresentazione basata sui 7 nani con Biancaneve. Quest'anno il nostro socio Beppe Cattaneo, che si prodiga sempre alla ricerca fantasiosa di creare questi ambienti, ha creato questo ambiente fiabesco dedicando poi con i puffi tanto amati dai piccoli. Se andiamo poi da queste parti, abbiamo visto di là dei funghi a lamelle principalmente. A lamelle significa che in pratica il fungo presenta sotto il cappello delle lamelle, che possono essere colorate, bianche, rosse a seconda della specie, marroni eccetera, e questa è la sede delle spore, la sede proprio dove ci sono milioni di spore che permette poi la crescita del fungo. Bene, mentre qui siamo in presenza di funghi dove non hanno lamelle, ma è un insieme di carne, anche se sembrano lamelle. Parliamo di lamelle quando si staccano, invece questo sono delle plicche che se noi ne strofiniamo difficilmente si rompono. Questo è il famoso Cantarellus cibarius, il gallinaccio, il finferlo per eccellenza, per intenderci, e notiamo come di presenza di funghi con lamelle ce n'è ben pochi. Possiamo trovare funghi che hanno invece delle lamelle degli aculei, come in questo caso, e le spore sono all'interno di questo aculei. Possiamo trovare dei funghi, come in questo caso, che sembrano delle piccole manine colorate, fungo tossico, la calogera viscosa.
le cui spore sono esternamente, quindi non sono protette, se vogliamo, dal cappello. Anche Madre Natura cerca sempre di preservare un po' le specie, quindi ha adottato anche una parte protettiva nella stragrande maggioranza dei funghi, quindi quei che hanno il cappello, le spore sono sotto a protezione anche per la sua dispersione. In questo caso le spore sono esterne. Se andiamo ancora di più, possiamo fare eventualmente un esempio, un taglio al nostro fungo che sembra una palla. Se noi lo tagliamo, ecco, in questo caso è una corteccia abbastanza dura, tagliamo questo fungo, riponiamo il coltello e alla sezione si presenta di questo colore senz'altro poco accattivante. Sembra quasi anche, se vogliamo, somiglia un po' al tartufo come rottura della sua carne, no? Invece non è altro che un fungo molto tossico, contiene milioni di spore. Tutto questo ammasso di carne è tutta, in pratica sono tutte spore, che a maturazione poi si apre ed esplode, come in questo caso. Vediamo un po' se riusciamo. Ecco qua. Questa è in pratica la condizione di preservare le spore con una corteccia, se vogliamo, esterna, e alla rottura, quando diventa molto, molto vecchio, in questo caso invece la carne e le spore sono ancora tutto un ammasso, notiamo come la carne è tutta compatta. Sembrano quasi uguali. Se noi questo la rottura lo prendiamo, la carne in questo caso è giallina, e già in questa fase questo fungo da commestibile diventa non commestibile, quindi con condizioni di tossicità. Eventualmente dobbiamo trovare solo quelli che hanno carne bianca, come in questo caso. Ecco, prendiamo un attimo l'esempio di prima. Qui siamo in presenza veramente di un tartufo, che è l'estivum, il tuber estivum, il tartufo estivo. Questo è un eccellente commestibile, quello che di solito andiamo nei ristoranti e lo paghiamo anche a caro prezzo, il risotto con tartufi o l'uovo tartufato. In questo caso lo rapportiamo con un fungo che cresce nei boschi, ma che è presente invece una tossicità molto seria. Ok? Se ci portiamo di là, possiamo dare un'occhiata a quello che è invece la specie più ricercata, dove ognuno di noi, quando entra in un bosco, vorrebbe sempre, sempre incontrare. Siamo nella zona dei boleti, e per boleti intendiamo quei funghi che hanno la parte fertile, quindi la parte imeniale, quindi la parte sotto il cappello, che non è lamellato ma è spugnoso. Quindi le condizioni di alcuni generi sono proprio specifici. In questo caso siamo in presenza del porcino classico, Boletus edulis, quelle che troviamo in abetaia, sotto faggio, sotto castagno, che presenta questa condizione di spugna sotto il cappello. Poi abbiamo alcuni esemplari di altri boleti, il buonissimo, direi, Boletus erythropus, il cosiddetto ferè, nominato nelle nostre parti, viene chiamato ferè. Ferè perché ha una sua condizione. Dopo facciamo anche un taglio al porcino. Mio malgrado, se mi vedono tagliare un porcino mi picchiano. Ecco, questo è un bellissimo fungo molto diffuso dalle nostre parti, ricercato anche dagli appassionati, perché è facilmente reperibile nei boschi. È a pori rossi. Abbiamo visto come l'edulis
Apori bianco giallognoli verdastri, e non è detto che il fungo bruttissimo debba essere per forza tossico. In questo caso siamo in presenza di un fungo di questa specie che è invece un buon commestibile, può essere consumato solamente però dopo una buona cottura. Anzi, direi che per inciso tutti i funghi, oltre a essere consumati, oltre che debbano essere consumati in piccole quantità, minime quantità, per gustarlo a pieno, devono sempre essere cotti. Meglio non mangiare funghi crudi, se non eventualmente qualche porcino, se non eventualmente la manita cesarea, ma in piccole, piccole quantità. Una grande raccomandazione. Notiamo come la carne ha un viraggio intensissimo dal giallo al viola. Ciò non significa che questo fungo sia commestibile, sia non commestibile, esatto. Non è altro che una reazione della sua carne, una reazione chimica della sua carne a contatto con l'aria, solo e solamente quello. Dopo previo cottura questo fungo si presenta la sua condizione di carne gialla e quindi perde quello che è il colore. Si raccomanda quindi di cucinarlo, buttare via l'acqua vegetale, quindi la sua acqua, ritorniamo ad avere e quindi consumare un bel fungo che si presenta con una bella carne compatta ed è anche bello da vedere perché è gialla. Ecco, qui siamo sempre all'interno dei boleti, anche qui siamo in presenza di funghi che facilmente reperibili dai nostri boschi. Il classico Leccinum aronsiacum, ma cosiddetto chiamato qui nelle nostre parti il rossit, il rossino, o il betulit, perché viene raccolto sotto betulla. Una parentesi, i funghi sono, è un po' complessa la cosa, però con poche parole posso dirvi che la condizione di tutelare il bosco e tutelare i funghi è una condizione quasi obbligatoria, perché non possiamo avere dei funghi senza un'essenza arborea di alto fusto, quindi piante particolari, e viceversa. Il nostro monitoraggio dei boschi avviene anche per la presenza dei funghi in quel bosco. Se noi andiamo, per esempio, e vogliamo trovare questo tipo di fungo, perché a me piace molto questa specie, quindi il Leccinum carpini, devo andare solo e solamente in un territorio, in un ambiente dove ci sono solo carpini. Se io vado sotto castagno, sotto abete, non lo troverò mai. Quindi cosa significa? Significa che i funghi sono parassiti, simbionti o comunque legati a una specifica pianta. Io per trovare quella specie devo andare solo e solamente sotto quella specifica pianta. Cerco di essere molto, come dire, puerile se vogliamo, ma chiaro in quello che dico, proprio per arrivare a chi ci ascolta e capire che se voglio il porcino non andrò mai a trovarlo sotto l'arice, perché il larice come pianta, anche se è una conifera, non produrrà mai un porcino. Devo sempre andare o sotto abetaia, e devo conoscere l'abete, o eventualmente sotto la latifoglia, ma sotto la latifoglia devo conoscere la betulla, il faggio, il castagno, il nocciolo. Appassionarsi di funghi significa anche studiare le piante. Quando ho acquisito delle esperienze di ricerca, vado a ricercare solo funghi in determinati ambienti. Poi passiamo alla sezione dei funghi lignicoli, cosiddetti o parassiti, i più pericolosi per l'ambiente se vogliamo, ma tutto fa parte di un ecosistema. Anche le poliporacee cosiddette sono dei funghi lignicoli che crescono sui tronchi delle piante fino a portare alla disgregazione della pianta stessa,
per il suo nutrimento. E quindi le piante non fanno altro che produrre sì queste essenze, ma a loro discapito, perché sono funghi che degradano poi quella pianta stessa. Bene. Un altro piccolo ambiente molto interessante, siamo qui nella parte delle cosiddette volgarmente masse di tamburo, molto ricercato come fungo e molto conosciuto dai nostri raccoglitori. Questa è la massa di tamburo, si trovano anche esemplari molto, molto grandi. All'inizio si presenta in una condizione di questo tipo, per poi arrivare anche a queste specifiche condizioni. Questa è proprio piccola anche, ma con diametri di cappello di circa 30-35 cm. Non mi voglio dilungare molto, ma la massa di tamburo molto raccolta dai nostri appassionati, ormai la conoscono, ha una condizione di determinazione legata alla zigrinatura, alla tigratura o meglio del gambo. Questa, vediamo questa sezione, roba per esempio, e questa è la massa di tamburo classica, la macro lepiotta procera, roba per esempio che in una piccola condizione non troviamo su quest'altra, che comunque è anch'essa commestibile ma di specie diversa. Non abbiamo avuto la fortuna di trovarla, spesso quella massa di tamburo può essere confusa con un'altra, la macro lepiotta l'Arachodes, più tozza, più corta come gambo, ma si presenta bene o male con certe condizioni quasi simili di squamettature sul cappello. Ecco, quella invece presenta una condizione di pseudotossicità. L'unica condizione è che la Arachodes ha una pressione, specialmente alla base del gambo, in questo caso le piotta procera commestibile non diventa rossa, invece l'altra, facendo un'operazione di questo tipo, immediatamente diventa rossa. Abbiamo visto come la condizione di variabilità della carne non determina se è commestibile o meno. Abbiamo visto per esempio prima che un boleto l'abbiamo rotto, è cambiato il colore ed è commestibile. In alcuni casi invece cambia il colore, guarda caso, è un elemento caratterizzativo della sua tossicità. Poi vabbè, i colori sono una cosa veramente fantastica, troviamo dei colori viola, bianchi, rossi, gialli. In questo caso chiaramente dalla telecamera non possiamo sentirlo, ma se noi strofiniamo e annusiamo questo fungo, sentiamo un odore di farina, proprio di farina, quindi. E questo è un elemento determinativo per questa specie. Io, facendo questa rottura, annusando sotto il cappello, sento che odore di farina e so benissimo che si tratta di un ottimo fungo, che è il Clitopyrus prunulus. Dirò quasi di più, che questo fungo per esempio concresce nell'ambiente con i porcini, quindi facilmente, identifico il territorio come territorio dove eventualmente può esserci anche la presenza del Boletus edulis, e quindi dei porcini, concrescono insieme. Questo per esempio un altro elemento proprio del tema di questa mostra, no? Il fungo sosia commestibile con quello velenoso. Se io accosto questi due funghi, il cappello è simile, se non addirittura quasi uguale. La condizione invece che mi porta, oltre chiaramente all'esperienza, alla conoscenza, eccetera, alle lamelle. Lamelle che sono subito rosate, mentre in quel caso la lamella è un bianco, ma un rosato molto, ma molto molto lieve. E questo è veramente molto pericoloso. Perché?
perché se lo strofino io sento lo stesso odore di farina. Ok? Quindi odore di farina simile, simile al colore del cappello, una condizione terrificante perché può essere scambiato l'uno con l'altro. L'esperienza, crescono insieme nello stesso territorio, nello stesso ambiente, stesso terreno, stesso sottobosco, quindi è veramente molto pericoloso. L'entoloma, il sinuatum, crea veramente dei grossissimi problemi e ha una tossicità molto alta. Uno direbbe per bacco come brutto, ma è un commestibile con cautela, lo raccomandiamo in minima parte, eventualmente nel misto ci può anche stare dentro. Oggi come oggi ha una commestibilità che va presa un po' con le pinze, però di fatto non ha una sua tossicità, anche se a vederlo non si direbbe un fungo commestibile. Bruttissimo da vedere, fa parte del genere Cortinarius. I cortinari, proprio da Cortina, non Cortina la località turistica, ma questa condizione di velo che si chiama appunto Cortina in termini micologici, ecco questo genere molto complesso, è un genere con circa 800-900 specie, è un po' come quelle con il genere delle russulacee. Ed è un fungo veramente grosso, bello, tozzo, ed è un ottimo fungo commestibile, molto ricercato dai locali. Chi trova eventualmente la zona dove cresce, è come trovare la zona dei porcini, molto apprezzato. Poi passiamo siamo quasi alla fine di questa esposizione, siamo sui prataioli, tanto per entrare in un gergo comprensibilissimo, sui prataioli. I prataioli sono anche quelli che troviamo al supermercato, il classico prataiolo, ma in genere si chiama Agaricus, è un genere molto, anche questo, abbastanza complicato per determinare la specie, perché le condizioni di differenza sono talmente minime tra una specie e l'altra che c'è bisogno veramente di un grosso studio. Noi abbiamo la fortuna di avere all'interno del nostro gruppo degli esperti che ci aiutano a identificare, a studiare, a formare i soci, a formare continuamente anche noi. Nel caso specifico abbiamo proprio a livello internazionale l'autore, un micologo d'eccezione, Alberto Cappelli, che ha come grande passione, è partito un po' così, quello di studiare, approfondire il tema micologico degli Agaricus. Ne ha fatto anche, è stato autore di un primo libro a livello internazionale sugli Agaricus. E fortunatamente è con noi e quindi ci aiuta, ci trasmette tutto il suo sapere, tutte le sue conoscenze. E poi siamo nella zona un po', ecco, il classico chiodino, fungo ricercatissimo, conosciutissimo. Io personalmente, per carità, nulla toglie a questo fungo, ma lo considero il peggiore dei commestibili, perché è un fungo sì molto ricercato, molto diffuso, ma ha una sua condizione che è molto legnoso, contiene un'alta percentuale di micocellulosa ed è pericoloso. Perché? Ecco perché lo considero il peggio dei commestibili, perché è molto ricercato, la gente lo va a cercare, ne prende a chili, ne prende veramente a sporta e poi ne mangia tantissimo. Diventa indigestissimo, molto indigesto, e quindi crea spesso dei avvelenamenti lievi, comunque gastrointestinali. La maggior parte dei ricoveri ospedalieri spesso in autunno, proprio per causa di malessere intestinale causato da questo fungo. Armillaria mellea, o comunque in questo caso Armillaria astoie. Confondibile, se vogliamo, spesso capita con quest'altro fungo che è l'Ifoloma sublatericium,
amaro, o eventualmente, in questo caso, il floema fascicolare tossico. Uno direbbe, ma sembrano cromaticamente diversi. La condizione è che il chiodino cosiddetto, quindi l'armillaria, presenta, questa è la stoie, quindi ha una colorazione molto scura, ma se noi troviamo la mellea, quindi l'armillaria mellea, ha una condizione di colore che va dal giallo, che si può avvicinare anche a quella cromatura del sublatericium, quindi è di facile confusione, eh? Di facile confusione. Beh, poi troviamo, per finire, tanto è il classico, lo troviamo anche sul mercato, è il Pluteus pleurotus ostreatus, cosiddetto orecchietta, cresce tipicamente in autunno inoltrato, è un parassita, quindi lo troviamo solo e solamente sul legno, sulle piante ormai in decomposizione, ed è anche abbastanza buono da consumare, anche perché essendo coltivato lo troviamo anche sui mercati. Coltivato perché sono funghi, i funghi coltivati appartengono a quei funghi saprofiti, cioè che hanno una condizione di poter crescere in determinate condizioni facilmente. Non potremmo mai avere una coltivazione di porcini, perché la coltivazione dei porcini è complessissima, anzi quasi irraggiungibile. Perché? Perché in quel caso lì ci troviamo di fronte a funghi simbionti, cioè che crescono solo e solamente, come dicevo prima, in specifici ambienti, sotto specifiche piante. Quando parlo di simbionti c'è una condizione di aiuto reciproco tra pianta e fungo, perché i funghi simbionti, che si legano in modo specifico a una pianta, si nutrono di quella pianta, quindi si nutrono dei sali di quella pianta, mentre invece la pianta si nutre, guarda caso, si alimenta grazie a che cosa? Al micelio di quel fungo. Non fa altro, perché il micelio di quel fungo si attacca a quello che potrebbe essere l'apparato radicale della pianta, e la pianta riesce ad estendere il suo apparato radicale. E questo è un po' il bello del nostro mondo. E noi siamo presenti a Saronno come associazione in via Parini, alla casa del volontariato. Ci vediamo tutti i lunedì dalle 21 alle 23 circa, chiaramente salvo il periodo estivo e periodo invernale, quindi con una pausa di circa 20 giorni estivi, 20 giorni invernali. Siamo lì ci riuniamo appunto per vedere, studiare, continuare a studiare funghi dal vero, perché di fatto poi il fungo cresce non solamente nei periodi autunnali, ma lo possiamo trovare tranquillamente da gennaio fino a dicembre. Dipende un po' dalle specie e del periodo di crescita. Quindi chi vuole appassionarsi, per gli appassionati, chi vuole interessare, chi vuole sapere di più, chi è curioso, venga da noi, troverà intanto degli amici. Siamo circa 80 soci, ma ci accomuna la passione, ma anche il senso aggregativo del perché siamo insieme e perché studiamo i funghi. C'è l'opportunità di crescita. Invitiamo eventualmente i giovani ad accostarsi alla nostra associazione. Ultimamente abbiamo fatto, guardando appunto oltre, abbiamo fatto un piccolo investimento, perché abbiamo visto che la passione per la micologia, una volta la passione per i funghi era dedicata solo a persone anziane, c'era il pensionato che andava a funghi,
c'è senz'altro questa componente, ma abbiamo notato che negli ultimi anni si stanno avvicinando alcuni giovani in modo molto partecipativo, e allora perché non investire sul loro futuro e perché non investire sul nostro futuro? Perché appassionarsi di micologia significa anche acculturarsi di una materia che potrebbe essere, perché no, anche in futuro per il giovane uno sbocco, non dico professionale, ma senz'altro di una visione più alta di quello che è l'amore per l'ambiente.